Facciamo questa missione. Posso leggere la descrizione della missione? Vabbè, abbiamo questo personaggio. A nessuno frega della trama di questo gioco, giusto? Quindi possiamo andare avanti. C'è un boss da combattere. Vediamo un attimo di... Ho sbagliato tasto. Perfetto, già cominciamo alla grande. Lasciami stare, lasciami stare. Ho sbagliato tasto. Perfetto, grazie. Io non vedo nulla, io non mi vedo. Io non sto, vi giuro, non sto vedendo niente. Non... Dai, dai, non sono di flotta, dai. Ok. Ong, pensi che ti puoi curare oppure restiamo... No, eh? Perfetto, io vi giuro, io non ve lo vedo il personaggio. Io non vedo. Ah, l'ha fatto su di lei? Vai a cagare, vai. Ma lei sta... Lei ci sta salutando. Sì, 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 è molto arrabbiata. Orea! Ah, no. Sì, questa è la scimmia dell'idol di Sekiro. No, Ong, io ho vinto. Tu non hai fatto niente. Tu non hai fatto letteralmente nulla. Ok. Ok. In realtà non devo fare questa missione. Non devo fare questa missione perché questa è quella dopo. Voglio fare la missione con voi di trama prima, che era quella che avevamo visto all'inizio. E poi facciamo questa qua, che non conosco. Allora, qui abbiamo il fabbro, tra l'altro. Il fabbro, che lei, se tu voi la guardate, proprio pensate, un fabbro, chiaramente immaginate questo, no? Proprio è lo stereotipo quasi del fabbro, questo personaggio. No, 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 devi stare zitta, zitta, devo parlare col fabbro. Sì. Sì, ci andrò, vabbè. Posso? Allora. La bottiglia che non mi fa vedere niente. Vendi conferma indietro descrizione funzioni aggiuntive. Ah no. Allora, queste non le vendo perché dovrebbero essere carine. Va bene. Poi questa è tutta cacca, non mi interessa. Questo me lo tengo. Cavalleria, manopole, comandante me le tengo. Generale del popolo, generale del popolo. No, no, comandante no, comandante sono cacca. Non è il boss. Ok, questo va tutto via. Via, 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 vendi, vendi. Vendi, vendi, vendi. Cacca. Ah, questo è più figo di quello che ho equipaggiato. Adesso è un accessorio, va bene, allora me lo tengo. E ok. Poi basta. Ora, potenzia. Non posso potenziarmi le cose che ho... No, questo, tutto. No, mi sa che le cose che ho adesso non le posso potenziare. No, mi servono il grado 3, d'accordo, quindi niente, ci tengo... Le ho potenziate due volte le cose. More Gecko, non credo che sia tecnico come Sekiro questo gioco, è molto più parametrico comunque, quindi meno, cioè comunque skill based, però l'equipaggiamento ti aiuta tanto rispetto a Sekiro, però comunque a quel livello di cattiveria, cioè comunque un gioco molto cattivo da quello che ho capito, per cui... Puoi provare, credo ci sia una demo comunque, quindi nel caso potresti provare la demo, vedere un attimo come ti ci trovi prima magari di investirci soldini
prendere soltanto calcini nella faccia. Allora, ho trovato dei classici a combattimento che... Accumulo di ustione. Ma che vuol dire accumulo di ustione? Scusami. Riduce? Riduzione dell'accumulo di ustione su chi ne fa uso. È una cosa buona. Penso di sì. È molto confuso questo gioco. Va bene. Vabbè, allora andiamo a fare la missione. Permesso. Andiamo a fare la missione qua di. Preparatevi a battere. No, 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 lobby online. No, viaggio. Allora, dobbiamo fare questa cosa qua. Sì. Però prima una cosa, volevo farvi vedere i filmati, impostazioni di gioco. C'è un modo per fare rivedere i filmati? Video online, grafica no, audio no. Allora ve lo faccio vedere dal menu principale? Devo farvelo vedere dal menu principale per forza? Quanto pare? Come i progressi non salvati andranno persi? Allora, intanto entro nella missione. Allora, entriamo nella missione e vi faccio vedere il filmato in cui che si vede prima della missione in questione. Questa, ok. Vabbè, sì. Perché l'autobot blocca la parola tizzone? Cosa ha di offensivo tizzone? Vabbè. È giocato da poco fa, 4 ci sono dita la Free Company. Ah, sì, grazie. Scimmiatimila, sicuramente faremo verso fine mese e ci saranno delle altre live di Final Fantasy XIV, 100%. Assolutamente. E poi comunque in futuro si continuerà. Allora, qua i nostri amici sono pronti alla battaglia, ma io voglio farvi vedere il filmato che si può rivedere dal menu principale. Questo lo so per certo, non, però credevo ci fosse un'opzione, sì, ci fosse un'opzione per riattivare i filmati in game. Quanto pare no. Scena. Che ho chiesto? Ah sì, cioè questa scimmia l'avevamo teoricamente, si vedeva alla fine della missione della volta scorsa, ma vabbè, chi se ne frega, non succede niente. No, forse la scimmia l'avevamo vista, era il porco, non l'avevamo visto. Vabbè, comunque, ecco. So che ci tenete molto alla trama di questo gioco, quindi ve la faccio vedere perché altrimenti poi non capite niente. Ha fatto tipo 3-4 piroette di troppo comunque la tizia. E ha una manicure perfetta. Lui pensa che stavamo attaccando suo fratello, no? Bellissimo. Mi piace troppo come si muovono. Madonna, quanto campo! Yamenka Ekitoku. Hayamaruna Ekitoku. Sono Gojinwa. Sono tutti vestiti, hanno tutti gli stessi capelli, sono tutti vestiti dello stesso colore e hanno dei nomi impronunciabili. Per me sono tutti la stessa persona. Sono uguali, quei due per me sono uguali. Sono vestiti uguali. Non ce la faccio. Vabbè, allora, quindi adesso sappiamo il contesto della missione. So che ci tenevate, appunto, adesso è tutto più chiaro. Possiamo seguire la potente e interessante narrativa di questo titolo.
La trama si segue per le buba. Non so quante buba ci sono in questo gioco, onestamente. O meglio, quanto vengano mostrate. Credo ci siano più buba maschili. Sì, per adesso ci sono sicuramente più buba maschili. Fra il tizio dei turbanti, lì, il comandante dei turbanti, il primo boss che si incontra e... il saggio Guiguizi. Guiguizi. Oh. Allora. Questa era la missione... Val Guigugo. Ti sei... Vabbè. Ok. E niente, allora. Vediamo un attimo di farci questa missione di trama. Andremo relativamente spediti, in teoria, perché in teoria... Questa è la terza volta che lo faccio, perché l'ho fatto nella demo, la prima volta, e poi qui nel gioco... la demo era uguale, non so, magari c'era qualche bilanciamento diverso, cambiava il boss alla fine, perché il boss alla fine della prima demo era il primo boss del gioco, quindi, mentre qui l'abbiamo già battuto, quindi cambia questo. Lo sapevo, ogni volta... Zia! Io... Sì, ma io non vedo nulla, io giuro che io non vedo niente. Ho una problematica proprio di visione. Parlate troppo, però. Stato disita. Lo posso uccidere? No! Madonna, quanto parlano. Loro ci credono un sacco. Poi parte incazzatissimo. Non ho mai provato a evocare. Mi sto tenendo per chi se lo stesse domandando. Si può assolutamente giocare senza evocare gente? Si può assolutamente giocare senza usare nemmeno gli NPC? Io li sto tenendo perché tenendoteli aumenta l'affinità. E quando aumenta al massimo ti danno il loro set. Quindi lo faccio per questo. Non c'è un reale motivo. Non è perché... Ecco, mi ricordavo che c'era la trappola qua. Faccio soltanto per... Sbagliato. C'ha ragione. Sì, i corvi che non sono morti mi hanno molto deluso. Che paura che mi ha fatto la disgraziata. Ma ti sembra normale? Anda, senti, va, sì, guarda, fammi qua, no, le frecce. Dammi qua. Le frecce. Dove sono? Dove sono le frecce? Qua. Quanto cazzo costano poi? Ok. E ti vendo. Va, ti vendo queste. Sta cacca te la vendo. Poi che se ne fa lei di sta roba? Boh. Oh. Comunque c'è un'inflazione incredibile in sto mondo. Ok. I nemici a volte droppano frecce. Non sempre però. Alcuni le droppano. Gli arcieri le droppano. Allora, posso fare un livello solo? E vabbè, ci aumentiamo l'attacco a 10. Ancora più forti e fighi. Questi ormai, diciamo che... Che fa? Lo petta! Vedo. Io prendo un sacco di botte dai lupi perché non li vedo. Cioè, chi è? Chi è?
vedo, sono davanti a me, sono bassi e non li individuo. Chi è che sta facendo le cose zozze qua? Non li baffare, va. Ma questo è forte. Ma vorrei anche colpire qualcosa possibilmente. Allora, dovremmo avere sbloccato, esatto, abbiamo sbloccato la bandiera. La cosa carina è che quando si sbloccano le bandiere ti curi anche se non ti riposi alla bandiera, quindi comunque vieni in ogni caso premiato in questo modo. Ma il tipo? Io non l'avevo ucciso quello là. Questo non era morto. Ora è morto. Pelle grado 2, buono, buono. Loxor, grazie. Grazie mille, grazie per i tier 1, tra l'altro. Porca vacca. Io non so chi è amico, chi è nemico. Sono tutti uguali. Sono tutti morti? Ok. Avere due compagni in squadra è controproducente. Comunque consiglio, per giocare bene, davvero, non è una questione get good, no, perché gli NPC ti aiutano e semplificano. No, è perché fanno bordello. Levateli. Levate gli NPC. Se volete giocare pulito, levate gli NPC. Perché ti fanno un casino a schermo incredibile. Non capisci chi è dalla tua parte, chi ti vuole ammazzare. Rompono completamente il ritmo di alcune di alcuni attacchi, di alcune cose. Si sono resettati. Io non mi sono riposata la bandiera. Se non ti riposa la bandiera non dovrebbero respawnare. Vabbè, non importa, le ho. Vabbè, la salute. Ah, perché mi sono che sono tornata indietro, giustamente. D'accordo, ok, questi sono respawnati perché mi ero seduta prima, giustamente, giusto. Chi è? Chi mi ha visto? Ah! Cornuto! Sì, competente. Maiale, sozzo. Qua c'è un cattivo. Mi prende il punto. Sì, no, ma il fa... sì, allora, i boss, chiaramente dal punto di vista di pura difficoltà, sono più semplici se li fai con gli NPC. Non è un dubbio quello, però effettivamente ti... Cioè, vedete, io non lo vedo il nemico, perché tra l'altro sono pure grossi, hanno un sacco di armi enormi in mano, quindi fanno veramente bordello. Però vabbè, lo è un sacrificio, cioè ci sta, è uno scambio. E qui è uno scambio equivalente alla fine. Wonderen, grazie di cuore per il supporto. Spero di farvi un minimo divertire nonostante la mia scarsa capacità. Allora, andiamo di qua. I livelli sono molto ampi. Ci sono anche un sacco di zone. Che mi ha visto? Un sacco di zone opzionali. Fare queste cose, vergognati. Comunque fanno male, eh. A differenza dei nostri cari NPC di Stranger of Paradise. E porto Stranger of Paradise come esempio perché è fatto comunque da Team Ninja. Qui NPC fanno. Cioè.
quelli armati, allora la tipa di prima è completamente inutile. Però loro comunque menano, cioè i danni li fanno. Se contro i nemici base danno veramente una mano. Questa cosa va detta. La tizia la trovo praticamente inutile, sinceramente. Però magari è proprio infilata in una boss fight dove il boss è tipo il counter assoluto di della tipologia di personaggio che lei. Questo io non lo so. Molto bello che io mi sia persa, nonostante in teoria questo livello l'abbia già fatto. Però credo di dover andare. La bandiera era qua. Devo scendere? Devo semplicemente scendere e andare. No, perché lì è bloccato. Di qua si avanza? Sì. Ok. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Visto? Sì, sa, sempre. Ecco. Sempre botte. Qui ci sono sempre botte. Cosa? Non so cosa sia successo. Ok, questa è una trappola. Il ponte si. Il ponte crolla se ci passi sopra. E devi fare il giro. Vabbè che comunque ci buttiamo di sotto in ogni caso, non. E poi puoi risalire. Lanks, grazie. Praticamente qua tu cadi. Qua? Cadi? Oh. E devi rifare tutto il giro. Io vorrei fare un tutto un. Beh, tra l'altro è pure crollato. Io vorrei fare un minimo di completismo alla fine in questo livello, per quanto già fatto tutto. Allora, lì c'è una tigre de merda. Lì c'è una tigre de merda che adesso andremo a epurare. Un secondo, Qua c'è uno stronzo che lancia le cose. Non so cosa io abbia parato. L'importante è che io l'abbia parato. Clava di 5 colori. Ok. Sì, sì, nome scientifico proprio. Tigre de merda si chiama. È proprio un tipo di felide. Di grosso felide. Ho appena scoperto uno shortcut che non ho mai attivato. Non avevo mai visto questa scala. Ah. Ok, ora mi sento una stronza. Io ho sempre fatto il giro, non ho mai visto questa scala. Vabbè, dai, morti di nuovo. Vabbè. Brava, brava. Vabbè, le ho prese tutte, Le ho prese tutte. Madonna, che bordello. Che bordello. Che bordello in tre. Che bordello in tre, mamma mia. Non si è capito niente. No, no, giocatelo senza NPC, per favore. La prima volta fatevelo senza NPC. Poi, se volete farmarvi l'affinità, la fratellanza, come cavolo la chiamano loro, fatelo. Però così non si capisce niente. Non è una questione di è troppo facile, è una questione proprio di sporco. Questa prima missione mi pare che io la feci con un NPC. Adesso ne ho evocato un altro, perché così salgono insieme, ve l'ho detto, vi sto farmando l'affinità, per così dire. Sconsigliatissimo proprio. Si farma la bromance, precisamente. Poi è carino comunque che il gioco ti fa capire più o meno a livello di completismo. A livello di completismo della mappa con le bandierine. In alto a destra, vedete, sotto il gol del canale, che a proposito vi ricordo essere presente, c'è
ci sono le bandiere totali, quindi comunque si può capire, quante... Scusami, non vedo. Si può capire più o meno quanto hai esplorato, quanto ti manca. Allora, qua c'è un altro animale scientifico che è chiamato uccello de merda, però adesso ci andiamo. Questo mi ha fatto lanciare tutti i santi del calendario nella demo. L'uccello de merda. Sì, sì, adesso ti do attenzione, un secondo. Maledetto bastardo. Questa è sbloccata, sì? Eccolo. Perfetto. Ok. Bravo! Sarebbe piaciuto. Preso. Vedo nulla. Sì, sei molto arrabbiato. Bravo. Ok. Tutto chiaro, no? Perfetto. Comunque, al di là di tutto, Ghislo, Saito, grazie. Al di là di tutto, le creature sono veramente fighe. Ma questa cosa l'ho sempre detta. In generale, del Team Ninja a me piace un sacco come fa le creature. Già dal primo Nioh mi sono sempre piaciuto un sacco. Nioh 2 anche. E anche la, diciamo, il loro take a livello visivo dei personaggi di... Questa mi sa che è bloccata, infatti. Delle creature iconiche di Final Fantasy con Stranger of Paradise mi è piaciuta veramente, veramente tanto. A livello di design mi piace un sacco il lavoro che fanno. Oh, ma chi l'avrebbe mai detto che era una trappola? Va bene. Pensavo ce l'avesse con me. Chi è? Ah, aspetta. Ah, merda! Aspetta, che qua c'è... c'è martellone. Ah no, vabbè, si è scordato, non ci ha visto a posto. Allora, senti, allora me la prendo prima col mago qua. Che è? Che c'è? Ah, sta prendendo fuoco. Magari ci leviamo delle fiamme, che dici? Ti sposti? Che dici, ti levi? No, vabbè, scusami. Niente. Qui è molto semplice. Sì, è proprio detto, poi mi sta mentre mi fa il culo comunque. Molto semplice, mentre prendo un sacco di martellate. Slugster, grazie. Mamma mia, quante iscrizioni e reiscrizioni. Grazie, grazie. Mi state facendo il regalo della fiesta della donna. Non aprirò tutto il discorso etico, chiaramente, sulla festa della donna, perché in realtà bisognerebbe... non bisognerebbe mercificarlo. Grazie a Sabaku. Grazie per il raid. Grazie per il raid. Immagino che avrete un forte déjà vu nel rivedere questo, perché penso che l'abbia fatto. Oddio, che paura che m'ha fatto! Uccello! Ok. Ah, ma c'è un nemico che non ho visto? Ah, c'era un nemico, non l'avevo visto, avendo due PC in party, io vi giuro, non capisco chi è vivo, chi è morto, chi mi odia, chi mi ama, chi vuole fare la romance con me. Buonasera, buonasera. Ah, quindi l'ha finita, ok. Ok, ok.
adesso. Ah, che paura, madonna. Stavo cadendo. Sti ponti non li fanno più come una volta. Allora, c'è gente che mormora lamentandosi. C'è qualche rituale in corso. Qui ci sono un sacco di tigri invece, mi ricordo. Come arrivo là? Posso andare dei stregoni di qua? Ma sì. Merda! Mi ha spinto! Mi ha spinto! Eccolo là, perfetto. Però non doveva colpire me, eh? Questa è stata cattiveria. No, 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 un secondo, porca. Ma no, la sirena, ma non la sirena pure. Ma non pure la sirena. Uccidetela! Tutto questo perché sono caduta. Mi ha aggrado pure la sirena. È arrivato di tutto qua. Sei qua. Tutto. È arrivato tutto quanto. Come ha fatto ad aggrarmi la sirena? Questa è stata sfiga comunque. Questa è stata veramente sfiga. La sirena, vabbè, il pesce de merda, pure quello, altro nome scientifico. Ah, qui c'è questo coso carinissimo, guardatelo. È un panda invertito. Guardalo. E credo di potergli dare... tipo... è buona. Bravo. Si sta mangiando qua. Ecco. E adesso dorme. Oh. E niente. Dorme. Perfetto. Scemo come tutti i panda, esatto, esatto. Ah, tra l'altro purtroppo io qua la bandiera l'avevo già issata, quindi mi sa che Zhang resterà con la salute bassa per un po'. Tutto questo non sarebbe successo se avessi fatto la strada nella maniera corretta, ovvero senza fare la cretina cercando di saltare tutto e cadendo e aggrando tre nemici quando ne dovevo ammazzare uno per volta. Quello si sta facendo tutto il suo canto. Sì, sì. Bravo. Ho pure rotto il tavolino. Proprio una cafona. Ha droppato? No. Permesso. Ci sono
1, 2, 3. C'è ancora qualcuno vivo? No. Ok. Curati. Poi, ora, se scendiamo qua. Esatto, ci sono i due pesci, i pesci bubati. Vediamo come ci si arriva. Non ho assolutamente ricordo. Ma mi sa che ci siamo già stati, vabbè, non importa. Vermagnus, vediamo, vediamo, vediamo dove arriviamo. Tutte creature che soffrono gravemente di miopia comunque in questo mondo. Ok. Bisogna dire, ci siamo stati. D'accordo. Passando da questa grotta molto bella, si può anche sbloccare lo shortcut. Se non si fa idiota. Quindi qui siamo molto attenti. Ecco appunto, siamo molto attenti. Lo posso prendere in testa? Pa! Apposto. La cosa che non mi piace di questi nemici, a parte vabbè che fanno sempre la stessa mossa, è che non riesco a leggere, non riesco a capire quando ne fanno uno, quando ne fanno due e quando ne fanno tre. Non riesco a vedere alcuna differenza nel loro modo di muoversi. Ok, qua c'è lo shortcut, dove c'era l'uccello prima. Barbascu e Fallaran uccidi Panda. Sì. Poi l'idea del panda invertito di colore sarà carina comunque. Lui non mi ha visto proprio. No, 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 sono invisibile. Sono visto. Allora, mi manca. In realtà non ho. No, ce ne manca ancora. Ah, ci manca la bandiera lì. Qui ce n'è un'altra. Porca puttana! Queste sono veramente difficili da gestire in gruppo. Non si capisce niente. Sono successe cose, eh. Facciamo finta che è tutto a posto. Cosa mi sono persa? Qui ce n'è una. E ci siamo. Mi manca una bandiera di quelle piccoline. Vabbè, chi se ne frega, eh. Facciamo che chi se ne frega. Ok. Abbiamo fatto comunque un bel giro. Allora, saliamo di livello. Saliamo di livello.
silenzio. Ah, ne posso fare un altro. Proprio full cafona, questa è la build full cafona. Ok, pronti. Facciamoci... Ah, che so... Ma no, no, no. Comunque, questo è veramente da stronzi. Cioè, mettere... il checkpoint, il boss... e un nemico, solo per rompere le scatole. Allora, io non credo che partirà il filmato. Mi pare di capire che non c'è l'opzione di fare ripartire i filmati. Di solito c'è l'impostazione salta filmato già visto, perché ovviamente se continui a morire in un boss il gioco ti evita di rivedere sempre il filmato di presentazione. Però qua mi pare che non c'è la possibilità. Sembra... Però qua non c'è un'altra... Ah no, c'è un'altra pagina! Aspettate! Aspettate, no, aspetta. Spirito in cifre. La posizione di... cambia automaticamente. Ah! Ecco, risolto. Quindi adesso dovrebbe far partire il filmato. Era troppo strano, ero io che non avevo visto c'era la pagina. Ecco. Lo faccio per voi, perché so che ci tenete molto. Mamma mia, quanto lo vorrei fare con gli hater. Quanto mi piacerebbe avere questo potere con gli hater a distanza. Come fa a parlare? Non ha manco le labbra. Quanto rompe che è un po' lele. Sì, però sei anche un po' figlio di puttana, Ma l'ha presa, m'ha fatto! L'ha presa! Sei un cornuto! Male ti diverti! M'ha rotto il culo. Quanto scassi le palle però. Devastante non è stata. Questo io l'ho battuto first try la prima volta. Com'è possibile che sono salita tipo di 5 livelli ed è più difficile? Vabbè, lo faccio più con calma. No ragazzi, le arti marziali delle armi, non lo so, non sono lento. Questo
Cioè, quest'arma è lenta. Il tempo che io gli faccio. Il tempo che io gli faccio tutta la piroetta. Non vanno bene le arti marziali di quest'arma per un nemico singolo che ti fa le palle di fuoco. Calma, dai. Mi ero ricordata. Sì, ma fate qualcosa, aiutatevi a vicenda. Io non so che facciano questi qua, assolutamente idea. Ah, è morto. Dov'è? Dov'è? È morto. È morto. Ero distratto ed è morto. Gotaku wa ano yo de narabe yagare. Aniki. Sì, adesso fanno tutta la loro mossa. Io ve lo dico, la prima volta io l'ho saltato quando ero da sola. Non me ne frega niente di questa cosa che fanno. Il nostro inscalfibile legname. Tutte queste cose, le lucine. Incredibile quanto poco mi riesca a prendere la narrativa dei titoli Team Ninja. C'è tipo zero. Nonostante mi piaccia l'ambientazione tantissimo, ma proprio nulla. I personaggi per me sono il niente cosmico. Cioè, non sono brutti questi filmati, non so cosa ci sia che non va. Capito? Però guardate che figo il draghetto. Poi niente, gli prendiamo il potere, non so come, non so perché, col potere dell'amicizia, tipo... C'è veramente una bromance strana. Abbiamo ottenuto il loro drago. La mia anima non si agitava così da molto tempo. Nomo, ovviamente. Koukin no Hera wa koko kara tettai shita yō da. Saidan no oku kara kōsō e nukerareyo. C'è tutto un sottotesto, comunque... erotico, che può valere anche col PG donna, non lo so, questa cosa dello scambio dello spirito, io ti faccio vedere il mio, tu mi fai vedere il tuo. Ok. E la chat si è bloccata, dite? Purtroppo è da un po' di giorni che la chat fa cose strane. Purtroppo non saprei come risolvere. Posso provare a fare una cosa, a resettarla così, però ogni tanto lo so, si bugga. A volte lo fa. Non so perché, è da ieri che fa sta cosa. Vabbè, comunque, dopo questa missione si sbloccava la scimmia che abbiamo fatto all'inizio della live, che adesso io così, giusto per
per festeggiare rifarei, tanto ci vogliono 3 secondi e farmiamo un pochino di materiali. Allora, sì, c'era un'altra missione secondaria che si è sbloccata, che ho fatto off screen, però davvero è veramente poca roba. Non ne vale la pena. Cioè, le missioni secondarie comunque sono carine, però piuttosto facciamo adesso una cosa che non conosco. Allora, cos'era qua? Secondaria, questa? No. Supersi? No, era questa. Sì, rifacciamo la scimmia, giusto perché è arrivato dopo. Sì, no, ma è molto Nioh, alla fine si basa sempre su quella struttura, cambia il combat system, ma alla fine la struttura del gameplay è quella, così come la stessa di Stranger of Paradise, alla fine si rifanno sempre a quello stile. Io volevo capire un secondo una cosa, rinforzi. Loro sono livello 5. Lei livello 2. Vabbè, ok. Vedete, c'è questa cosa del giuramento. Quando arriva a livello massimo ti danno il loro set. È l'unico motivo per cui sto tenendo gli NPC. Non c'è nessun altro. Dai, fai la mossa! Dai! Brava! Ah, Cristo! Ma prego, ce la con lei! Solta, ma preso. Mamma, quanto fai schifo, però. Sto provando a curarmi. Va bene. C'è provato, dai, c'è provato a farmi 2 colpi speciali, c'è provato. Brava. Lei è stata molto utile. Avete percepito la fondamentale differenza di equilibrio del combattimento dovuta alla presenza di questa... Oh. Ok. Prendo atto di questa cosa. Sì, è la benzina in una diesel. Non è servita a niente, mi ha fatto prendere un colpo in più e perdere una finestra di attacco perché l'ho dovuta riportare in piedi. L'unica cosa è cui è servita. Non ha fatto danno, non ha fatto niente, l'ha distratta 2 secondi e mi ha completamente smicchiato il ritmo di alcuni colpi. A parte questo, tutto a posto. Comunque, allora, abbiamo finito di fare finta di essere minimamente in grado di giocare questo gioco. Perché quello che succederà adesso sarà fare questa missione che non conosco. Quindi adesso la facciamo un po' più con calma, perché non conosco questa zona. Però aspetta, no. Io non voglio... No, io mi devo portare pure un altro amico. Allora, io ho lui di drama. Tu sei di livello 1. Tu sei terra, tipo i Pokémon, capito? Lui è simpatico, dai, lui è simpatico. Vai.
È bellino. Ok, adesso per curiosità posso potenziare qualcosa? No. Aspetta, fammi vendere la cacca. To, queste me le tengo per ricordo, che un giorno forse le userò. Sì. Ok. Comandante, tenente rituale, cavalleria, comandante, servitori. Oh, quanta merda che ho. Ma che cosa? Ma quante cacate ho trovato? Basta. Vendi tutto. Negli si mettono l'elemento folletto. Lo spirito del drago, in realtà, visto che ho l'arma, io ho l'arma con l'affinità terra, quindi mi sto tenendo il Kirin si chiama, quello. Ok, allora adesso siamo un attimo calmi perché questa mappa non la conosco. Venga, dai. Guarda sti turbanti gialli comunque, eh. Chi è che mi ha visto? Ah, quello ha visto. Non vi sto proprio ascoltando. No, non mi ha preso. L'arco. Ah no, la difficoltà base è la dell'arco non va shot. Sì, è meno forte, secondo me l'hanno nerfato rispetto alla demo. Io mi ricordo che la demo la feci tutta cacata sotto. Tutta di arco. Questa è l'attivissima tecnica di guerriero. Vieni qua, dai. Oh! Che non conosco, non ho mai visto un nemico con queste armi, quindi non le conosco. Il caccione in faccia non te lo leva nessuno. Disgraziato, fedente. Dio, che provo a raccogliere le cose con X. Che carina che sono. Ok, adesso funziona la chat, d'accordo. Niente, ogni tanto ha gli attacchi. Oh no, che cos'è quella cosa? Io vi giuro che mi sembrava tipo un Ifrit. Avevo completamente sbagliato la lettura della forma della cosa. È solo un uccello. È solo un uccellone. Allora, lì ci sono gli stregoni. Facciamo un attimo di lettura della zona. Dov'è la trappola qua? Forse non c'è? Sono soltanto quattro stronzi. Cioè, tre stronzi. Ok. Aia! Sì, esatto. Ma no, in realtà Final Fantasy 16 qua ridiamo e scherziamo, ma manca veramente poco. Tutto questo tipo domani, per dire, non è veramente domani, ma tipo domani esce Resident Evil 4 Remake e io ho troppo hype. Madonna, non vedo l'ora.
così ignorante questa mazza che ho. È una pigna gigante. È una pigna su bastone. Mi piace troppo. È veramente cafona. Allora. Ma io posso saltare. Poi capisco che non è il momento, nel senso che dovrei fare e farei in ogni caso un sondaggio. Che ci fa quello là sopra? Che stai facendo? Vabbè. Io dovrei fare un sondaggio. Però ero curiosa di sapere. Farò una domanda. Intanto la faccio pure adesso. Quanto potreste essere interessati eventualmente a fare delle live su Wild Arts in online? Quanti stanno giocando a Wild Arts e o giocherebbero Wild Arts online? Stronzo. Perché Wild Arts online è caruccio. Giocati da soli è da spararsi, quanto mi riguarda. Però online è simpatico. Feffo mi segue. Va bene, dai. A me sembrava andasse a fuoco il tizio, invece aveva una torcia. Dai. Ok, è morto comunque. Non ho fatto niente. Ti sono! Ma che cazzo sono? No. Si è aggrato tutto. Io non li vedo. Fortuna vanno giù con una botta sola, ma. Stanno succedendo cose. Non so come si rompono sti cosi. Sono i nipoti del vecchio. Credo che si scoprirà dopo come si. Ma la smetti. Non so come si rompono sti rovi. Penso che si capisca dopo, perché li ho già incontrati in altre situazioni e non ho idea. Ok. Quasi ho droppato questo mondo e quell'altro, quindi adesso si raccatta. E adesso attiviamo la bandiera. Magia di fuoco? Da dite, a me sembrano. Ok, niente, si è aperto. Non è quel tipo di gioco. Non è quel tipo di gioco dove interagisci con l'ambiente in questo modo. Scimitarra. Io sono una brutta persona che non cambia armi. Mi rendo conto che sbaglio. Il fatto è che mi piace veramente troppo questa mazza. Cioè, in teoria il gioco ti permette di cambiare arma. Cioè, questa è tipo tutta fighetta, devo fare un sacco di cose. Dovrei cambiare arma ogni tanto, solo che la mazza è troppo divertente. Il mazzone, la pignona, capito? Mi diverte troppo. Tutto questo l'uccello è dall'altro lato? Perché non ho più... non ho più frecce. Ho finito le frecce. No, non le ho più finite, perfetto. Avevo finito le frecce! Sì, no, la pigna ha tutto un fascino speciale. Salve. Come va? Perfetto. Ah, vedete? Giuramento livello 2. È per questo che mi porto i tizi dietro.
per i loro vestiti. Qualcuno è morto intanto. L'ho mancato. Non l'ho mancato più. Che cazzo però! Ecco perché odio le tecniche marziali. Le armi lente. Sì, ma non mi può intercettare dall'alto. Giusto? Ah, meno male che mi ha dato una cura. Ogni tanto le droppano, mica come Dead Space Remake. Come ci arrivo? Ah, da là. Ok. C'è un tizio agitatissimo. Sto cercando di capire come arrivare. No, non da qua. Devo fare tutto il giro. Ok, devo fare tutto il giro. Poi torno indietro che c'è la... la Coco che mi vuole bene. Che sbreccola che si è preso. Ha droppato? No. Ok, torniamo indietro. Meno che non ci sia un'altra bandiera qua, ma non credo. Ho uno shortcut che sarebbe ancora più gradito. Io col cavolo che mi muovevo così comunque ne ho. Cavolo. Ah, vedo nulla. Cosa sta succedendo? Sto sperando di poter arrivare dall'altro lato pure senza fare il giro, però mi sa che devo tornare per forza. Ah! Shortcut! Buono! Ottimo! Guarda attentamente e troverai qualcosa qui intorno. Ok. Però questo backseating anche meno, giusto? Ma non esplode sempre, ok. Il riccio pazzo che esplode. No, qua c'è tutta una... Cos'è? Una tigre quella? Allora, torniamo indietro. Permesso, torniamo indietro. Andiamo dalla... dall'uccello. Non penso che sia una minaccia eccessiva, onestamente. Devo ricordarmi la strada, però. Però penso che sia di qua. Sì, perché c'erano gli stregoni. Qui c'è la bandiera. Qui c'è un drop che mi ero persa.
cacca. E lì c'è l'uccellino. E appena si gira... un sacco di botte. Sì, esatto. Ma voi vedete qualcosa? Io non vedo niente. Io non vedo niente. Questo è morto e siamo molto contenti, ma... io... cioè, ma sono io che... ho dei problemi? Ma io ti giuro che non... cioè, vedo parzialmente, cioè devo concentrarmi su specifici punti dello schermo per riuscire minimamente a capire che cosa succede a volte. Sono troppe cose che si muovono, troppe animazioni di troppa roba, troppe lucine. Forse sono io. Forse sono io. Vittoria in vista. Sono molto contenta, ma qua, questo è uno shortcut? Allora, io qua non sono passata. Loro sono partiti. L'importante è colpire. No, su questo siamo d'accordissimo. Ma mi sa che siamo arrivati dall'altra parte, dal basso qua. Abbiamo fatto il giro. Bello che mi fa piacere. Io pensavo di interrompergliela l'attacco comunque. Ok, lì c'è un altro riccio pazzo. Non li leggo, quei... i morti non li riesco proprio a vedere, a capire come si muovono, hanno le braccia troppo lunghe. Ok, qua riccio pazzo. Quindi ok, se gli faccio il contraccolpo non scoppia. Ok, questa è una situazione di merda. Questa è una situazione di merda. Una reazione di merda, perché sto coso pure è baffato. Però è morto, però è morto, ok. Allora, tu hai rotto le palle, eh? Tu hai proprio rotto le palle. Che cacchio è stato il riccio? Il riccio. Allora, uccidiamo il riccio. Uccidiamo il riccio, poi cornuto. Ecco, poi allora, qua ci continuano ad essere i disgraziati che fanno i buff, però non è un problema. Okay. Poi chi è che fa le mosse? Ce l'ho davanti, vero? No. Andato. Dov'è lo stregone? Lì c'è il tizio, lo ammazziamo dopo. Dall'altro lato? Lì? Lui? Mi sa di sì. Qua? Sì. Ecco, abbassa il morale. Vabbè, Skit, riposava, non è... però aspetta, no. Allora, ammazziamo Martello. Dov'è? Chi è che mancherà? Cosso! Ma non... ma no! E cagare, vai! Ma vedi tu che... io boh...
Allora, c'era un martellone da qualche... Non c'era un demone cattivo qua? Mi metto in alto un secondo. Così forse riesco a vedere meglio. Allora, noi siamo arrivati da là. Ah, lì c'è uno scrigno, tra l'altro. Ok, me lo stavo perdendo. Dove è finito martellone? Io non credo che me l'abbiano ammazzato i compagni, eh. Quindi è qui da... Eccolo. 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 Ci sarebbe piaciuto, dai, ci sarebbe piaciuto farlo. Vabbè, però succede anche questo, volta nella vita. Poi lì c'è la tigrotta, la tigre de merda, chiamata anche, termine scientifico. Nome scientifico, tigre de merda, che però possiamo riccamente schivaggiare e combattere da dietro, come tutti i veri guerrieri. Perfetto, ottimo, figura di merda che ho fatto. E qua però non siamo molto calmi perché non ho più cure, me ne ho una sola. Siamo molto scialli qui. Qua si va avanti, qui c'è uno stronzo. Ora non c'è più. Usi una freccia, ne recuperi due, ha senso. Hai un guadagno. Attenzione. Allora, questa... Che fa? Che è un popolo sentito consensata. Questa non dovrebbe... Ah no, questa non è un power up per... Perché ho trovato delle cose simili ed erano power up per la fiaschetta, per così dire. Però questa no, questa è un consumabile. Non la voglio. Non mi interessa. Chi è? Ah! Uccidetelo voi, va. Ma questo è vivo? No. D'accordo. Salve. Starete chiedendo, ma sblocca prima la... Sblocca prima la bandiera. Nope, perché la bandiera mi cura. Questo è morto? Sì. Quindi prima mi assicuro di aver ucciso tutti i cacacazzo minori. E poi... Attenziono la... La bestia. Tipo, questo simpatico mino. Che mi ha visto tantissimo. Vabbè, basta che non mi aggra la tigre. Chi è? Paura mi ha fatto. Ok, ora. Quando l'uomo martello incontra l'uomo con la pigna, l'uomo col martello è un uomo morto. Esatto. Allora, molta calma. Esatto. E poi... Perfetto. Riccio. Interrotto la carica del riccio qua. Dadi liubo di bronzo. Come arrivo lì? Io ho provato a dare più le possibilità a questo gioco, ma alla fine ho mollato troppo inferiore a Neo. Ah, è giustamente troppo facile. Troppo per persone normodotate.
Secondo me è semplicemente diverso, non è inferiore, è proprio un altro tipo di gameplay, non vuole essere Nioh 3, altrimenti l'avrebbero chiamato Nioh 3. Nioh 3 arriverà, secondo me. Ma questo vuole essere un'altra cosa. Io non ho voglia però di farmi tutta quella strada. Perfetto, esattamente as intended. Vabbè. Ah. Come ci arrivo lì? Da lì? Ah, ma io qui non ho esplorato una sega. C'è un sacco di roba. Io come ci arrivo? Allora, io sono arrivata da là. Cioè, nel senso, sì, sono arrivata da là. Quindi sono due strade diverse? No, perché poteva arrivare anche da sopra. Poteva arrivare anche da sopra, che era la strada alternativa da cui siamo tornati indietro. Questa qua. Questa qua, dall'alto. Io potevo arrivare dall'alto. Qua non ci sono andata. Esatto. Ok. Qui sono molto confusi. Ma è giusto che sia il loro ruolo. Qui c'erano i ricci. Esatto, qui c'erano i ricci. Quindi abbiamo unito le due strade. Ma mi manca ancora qualcosa. Nello specifico, quel drop, io non ho assolutamente idea di come raggiungere. Perché mi verrebbe da dire che devo salire sulla torre e lanciarmi, ma non so come salire sulla torre. Allora, vediamo. Io non posso fare niente, perché qua... Qua mi sa che è fuori mappa. Qui è fuori mappa. Qui non posso arrampicarmi. Non posso arrampicarmi. Devo veramente saltare come una cretina da qua. Allora, innanzitutto ammazziamo qua Pichirino che stava dormendo. Tu muori. Da qua. Io da qua non ci arrivo. Che anche a voler fare il salto fancy. Non ci arrivi. Boh. Assolutamente idea. Sti cazzi. Vabbè. Amen. Fa niente. Così che era tipo la cosa più preziosa del mondo. Ah. Quindi. Qui ho fatto. Ho raccolto, qui c'è un droppino. Qui sono andata. Lì sono andata. Provo a risalire qua. Un secondo. L'ho fatto il doppio salto, ragazzi. Non c'è il doppio salto, non è un vero doppio salto, è una capriolina. L'ho sempre fatto il doppio salto. Solo o non sono mai passata di qua? L'avevo mancato. Ok, perché per avanzare bisogna salire sul tetto. Quindi di qua si sale sul tetto. Sì. Ok, quindi sono due lati per salire sul tetto. D'accordo. Va bene, proviamo prima di qua. Ora piano piano, perché i tetti sono sempre brutte persone. È risaputo.
Guardate quanto è bella, quanta bella gente che ce l'ha sotto. Guardate quanta bella gente a basso frame rate che ce l'ha sotto. Cioè, vedete, il doppio salto non è un vero doppio salto. Non è che puoi veramente fare un doppio salto. È un mezzo doppio, è un salto e mezzo, diciamo. Qua mi sa che c'è la bandiera che avevamo visto. No, però sì. Cioè, non è quella che... Ah, sì, no, no, è proprio quella che avevamo visto. Mamma mia, che mappa 3D che mi sono fatta. Io sto livello non l'ho mai fatto, non lo conoscevo. Ma li trovo anche più puliti i livelli rispetto a quelli di Nioh, devo dire la verità. Madonna, Nioh 2 è un bordello. I livelli sono veramente un bordello lodevole. Veramente lodevole. Oh, porca. No, no, no. Mi nascondo. Ti si sente... Sono bassa rispetto al gioco? Boh, il livello audio non mi pare. Posso aumentare, ma... Mi pare che sono bassa. E dai! Girati. Vai. Dai, 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 dai. Ok. Oh, ma questo è forte. Aia, la la la. Dai, che palle sto ritmo lento. Nemici lenti. Se non li riesco a seguire, mi si incarta il cervello ogni volta. Oh, eccolo. Eccolo, eccolo l'oggetto che è. Questo. Aumenta di uno il limite l'uso del vasetto di cura. Go. A posto. Teiera. Ok. Posso abbassare il gioco, Non è un... Abbasso un po' il giochino. Tanto non è che... Non penso che cioè, dialoghi, insomma, di questo gioco non è che sono proprio... Ok, allora, qui mi guardo un attimo intorno. Di là si procede e fin qui è tutto chiaro. Qui abbiamo un lavoro da fare abbastanza tattico. Per evitare di essere aggrati da tutto. Io non lo capisco quando è che fanno un colpo solo. Non lo capisco, vi giuro. Che paura! Che cazzo di paura! Ma tu sei scemo! Ma chi ti conosce? Ma sei pazzo! Cagare, vai, che cagotto che mi ha fatto venire. Criminale, ma chi ti conosce? Ma chi ti vuole, chi ti ha mai conosciuto? Chi ti vuole dare confidenza? Olio del risveglio? Che è sta cosa? A me? Dissi l'effetto di stato pesantezza. Integrato, ma che? Smettila. È belli sti grado 2, però io ho bisogno del grado 3 per le armi. Chi è? Intercettato. Ok.
Tu sei morto? Sì. L'altro... paura però, la dovete smettere. Oh, pelle grado 3, 3 tra l'altro. Buono, buono, buono. Come arrivo da... ah, ho capito. Secondo me... ci si arriva dal tetto. Ma io posso tornare indietro? Io come torno indietro? Posso risalire? Perché ho scelto un tetto piuttosto che l'altro? Posso riaprirla questa porta? Ok, ok, ok. Quindi posso risalire dall'altro tetto. Perché dall'altro tetto, da questo lato, invece, arrivo dalla porta chiusa. Sicuramente. Di qua. Ok. Però siamo attenti perché potrebbero esserci comunque nemici. Mi ha fatto spaventare da morire l'invasore. Ah, l'invasore, vabbè, lo stronzo. Non l'avevo minimamente visto. Abbiamo fatto una bella esplorazione. Perché adesso abbiamo tutte le bandierine opzionali, le abbiamo trovate. Sicuramente prima del boss ci sarà l'ultima principale. Quindi comunque abbiamo fatto un bel giro. Sotto. Niente. Ma la smetti? Ma come ha fatto? Come ha fatto? No. Che po'. Vabbè. Molto figa questa cosa, tra l'altro. Chi è? È uno stregone? Sì. Ma guarda, l'importante è che ridi. Tanto che ti diverti. Ah, merda! Ok, questa è colpa mia che ho fatto la cretina. Allora, tiriamolocelo giù. Pensavo peggio, Pensavo peggio. Onestamente pensavo peggio. Messaggio del grande maestro. Allora, chi è che ci scrive Sabaku? Che ci scrive Sabaku? Dov'è? Intanto questo che fa? Fortuna, resistenza, pietra. Fortuna più 36. Attenzione. Non è... no? Cos'è il messaggio del grande maestro? Tutto. Tavoletta trovata una fortezza di Guanzong. Sembra che sia stata lasciata da questa. Che serve? Cos'è? Non è un accessorio, scusatemi. Certo non è una cosa a distanza. Sono stupida. È lore, non serve a niente, solo... vabbè. Ok. Poi io volevo equipaggiarmi il messaggio del grande maestro. Acqua talismanica. E quindi adesso... io direi che siamo arrivati. Io non ho assolutamente idea di che cosa ci sia qua. Dietro questa porta. Il boss, sì, va bene. Fino a qua c'era arrivata. Però, quante legnate prenderò? Quant-
Appunto, da qua devo mantenere un altro livello spirito. Oh, vabbè, queste cose un po' non frega niente. Non me ne frega proprio niente. Vabbè. Però mi faccio un altro livello. Mi faccio un altro livello. Usala e non perdere forza vitale primordiale alla prossima morte. Quanto fa? 1000. Ok, per 100. Ah, credevo diventasse gialla la quantità di spirito anche nel menu principale. Invece no, per qualche motivo soltanto qui. Arriva a 400 di punti salute. Ok, vediamo che succede adesso. Serve più avanti un collezionabile per un NPC? Ok. Bevi. Come fa a bere? Non ha bevuto, l'ha ingoiata, l'ha masticata. Come fa a bere una palla? Bevi. No, un altro tizio che lancia le palle di fuoco. Guarda che figo. Ma che belli! Ma quanto Bloodborne! Aia. Che non lo conosco, l'ho mai visto. Questo boss. Allora, ragazzi, voi andate, eh? Io tifo per voi. Devo un attimo capire. Il nemico ha qualcosa in mente? Fate cacare comunque, ragazzi, cioè fate veramente cacare. Quanto cazzo gli ho levato? E vabbè. Io vi giuro che non ho farmato. Io vi giuro che non ho farmato. Ho fatto un paio di volte la scimmia, avrò quanto? 4 livelli in più rispetto a quanto l'avrei avuto? Io ho fatto troppo male! Io ho fatto troppo male con Repost! Gli ho tolto tipo un terzo di vita! Che paura! E vabbè, è morto. Chi è questo strano individuo? Comunque è bello, cioè doveva avere il doppio degli HP, però è bello. Era un boss carino. Che succede? Non temi questa forza vitale? Sei sprecati come soldato della milizia, soldati. Ah, 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 attenzione. Potere nuovo. Magari troviamo una bestia che ci piace. Una cosa morbida, magari. Dammi una bestia sacra, divina, morbida. No, la tigre. Il riccio. Volevo il riccio.
Tipo il gattino. Man. Il livello delle bandiere conta? Nemmeno ti conosco. Bella, bella. Ma è una tigre con la barba, tipo. So, dono ni mo shiraseneba. Hito shisagi ni modoruzo. Sei arrivata in ritardo, come tutte le donne. Buona festa della donna, ragazzi. Isoide Roshitama ni shirasenaito. Issho ni kite kureru? Andre the Nile è molto carino. Ha ottenuto la giada di Bayou, prestando giuramento. Ok, la cosa, sapete cos'è che mi confonde? Che il primo boss del gioco è il più difficile di tutti per ora. Ma tipo di tanto. Sì, la storia, ascoltiamo la trama. Poi i filmati sono anche fighi fatti così, sono fatti bene. Sì. Sono mi dispiace per chi l'ha scritta questa storia, perché comunque si vede che volevano. Ci credevano. Ma anche le espressioni, le animazioni sono belle. Bello da vedere. C'è la mia spallaccio che sta coprendo. E vabbè. Villaggio nascosto. Comanderia. Allora. Imposta battaglia. Posso invadere, non mi interessa. È disponibile un nuovo campo di battaglia nel villaggio nascosto ad estento di base. No. La rondine in volo. Questa la facciamo assolutamente, però volevo capire un secondo. Perché c'è questa cosa rossa? Perché trama? No, aspetta. Questo è un figo di 25 anni che fa finta di essere un anziano, fatemi capire. Cioè, mi pare la classica cosa dove mettono gli attori famosi o attrici che sono degli turbo fighi e li invecchiano con il trucco, no? Per fare finta che siano anziani, ma si vede lontano un miglio che sono dei turbo fighi. Che tipo hanno il botox in faccia, il filler nelle labbra, però mettiamogli le rughe posticce, così sembra che sono anziani. Sì. Vabbè, allora facciamo la questa seconda. Oh, c'era una. Aspetta, ti do da mangiare. Aspetta. Senti, prenditi questo. No? Non lo vuoi? Questo forse è quello che ho trovato io? Può essere che si accumulano qua perché sta già dormendo, quindi forse non ha fame.
Ma no, non volevo ucciderlo, volevo dargli da mangiare. Mangiano il metallo per qualche motivo. Vabbè, allora facciamoci la quest secondaria, un secondo. Io spero sia solo un boss. Sarebbe carino se fosse solo un boss. No, non addestramento di base. La rondine in volo. I matiti Ashen sono sparsi in tutta la catena dei monti. Quelli hanno creato il caos in tutte le regioni. No, sarà un boss. Stanno incrementando la forza militare. Il capo è stato individuato. Sembra lo scontro. Va bene. Noto con il famigerato guerriero. Noto come rondine in volo. Facciamo la rondina in volo. No, vabbè, sarà un livello comune con un nemico grosso alla fine. Adesso lo vediamo la tigre. Le uso così poco. Allora. Sbagliato tasto. Tieni a sbagliare. Perché con i Wild Arts l'interazione è con L2. Quindi sbaglio sempre il tasto. La bestia divina. Massacro della tigre bianca. Io vorrei... Allora, massacro della tigre bianca mi sembra un attacco interessante. Sicuramente più utile dello schifo che ho equipaggiato adesso a livello di attacco. Cioè, si muove nel campo, non ti fa una roba intorno. Però... Ovviamente alcuno dei disturbi inflitto lo spirito ottenuto dagli attacchi. Impossibile da neutralizzare. Vabbè, usiamo questa, va. Usiamo questa qua. Che almeno è offensiva. Cioè, mi sento motivata a utilizzarla come attacco, ecco. E poi è un gatto grosso, quindi è bello, per definizione. Ah, qua sono sola. Vabbè, dai, allora, facciamoci una cosa da soli, così... Proviamo un po' l'ebbrezza, il brividino di giocare da soli, che dite? Tra l'altro mi sono nemmeno potenziata le armi perché non ho trovato il fabbro. Finalmente soli, esatto. Prendo atto del fatto che c'è una cura qua. Perfetto, bella figura di merda, GG. Guarda, mi hai fatto un favore, eh. Niente, perché qua ci si arrabbia. No, no, aspetta. No. Io non riesco a leggerli, sti cosi. La smetti? No! Lancia di bronzo. Non riesco a capire quando fanno un colpo solo, quando gli sta partendo la combo. Mi sembrano sempre uguali. Allora, lì c'era una cura. Andiamo a prenderci la cura. Poi. Meglio solo che mal accompagnati, però io volevo fare salire la fratellanza lì, la come si chiama loro. L'unico motivo per cui me li porto, ve l'ho detto. Sento stregoni, sento gente che mormora e dice cose. Dov'è? Lo sentite anche voi, eh? Boh.
c'è qualcuno. Adesso è là sopra. Ok. Teoricamente io questi li potrei balzare tutti, perché non è solo l'obiettivo. Cioè io sto facendo qua tutto questo giro, ma non è l'obiettivo. Dovrei andare... Non le ho provate le armi leggere. Io in realtà ho questo... Ah, eccolo, il pandozzo. Adesso... A me piacciono troppo le armi pesanti, quindi devo dire la verità, non è una tattica di meta. Magari sto facendo una cagata, però a me diverte troppo. Guarda. Posto. Fatto ciò. Torniamo un attimo sopra. Esatto, e finiamo di fare quel giro. Beh, provo in pieno, ma presto. Merda. Tizio dov'è? Perfetto. Qualche altro colpo me lo vuoi fare? Senti, ma... Proviamo. È stato uno spreco. Niente. Rip tigre. Però è molto carina. Cioè, può essere veramente utile. Quindi, promossa. Tigre promossa. Assolutamente. E basta, perché ho fatto il giro qua. C'è uno stronzetto là, però. Che provo a ucciderlo. Fa troppo ridere come scende le scale velocissimo. Allora. Ok. Che è l'obiettivo è là. È comunque là, quindi io sto facendo appunto tutta una roba extra. Non credo serva a nulla. Se è solo... E dai! Cioè serve... Cioè, nel senso, non è inutile perché ti fa salire il grado, ovviamente. Quindi non è inutile. Vabbè. Mi è servito a vedere che c'era il drop qua, praticamente. Ok. Ok, andiamo avanti allora. E quindi vabbè, niente, se perdo vado dritta. Ignoro tutto. E qui abbiamo la rondine volante lì. Lo stregone.
Che gli fa il buff? E che adesso non glielo fa più. Ok, dov'è la fregatura? Cosa esce appena scendo? Minchia, un sacco di gente è morta. Che una tragedia, eh. È Zhang Yang. Perfetto. Ho capito. Me lo sono meritato. Kōkin ga horobi yō to ore wa horobin. Tsugi ni au toki wa omae no komodo. Ora Geco, grazie a te, ma comunque adesso basta, nel senso voglio un attimo vedere che quanto mi aumenta l'attacco, volendo, se io potenziassi l'attacco appena trovo il fabbro, perché sta cosa che c'è il fabbro, non posso usare il fabbro qui, devo per forza incrociarlo. Io volevo potenziarmi l'arma, credo di poterlo fare. Facciamo anche il tempo. Sì, Orea, però non riesce a rompere il bambù. Questo è secco, quindi sì. Violenza contro gli animali, mi dissocio. Qui non c'è niente. Ma perché non c'è il fabbro? No, porca troia! Vabbè, cos'è successo? Niente, devo fare il giro perché la tigre... Cica sta cercando aiuto, che cazzo dici? Sta cercando aiuto. Capito, vabbè. E vabbè, l'accoppiamo, Si vede un cazzo! Sono due!
2. Vabbè, ho capito, va bene, è stato divertente finché è durata. Adesso improvvisamente il gioco ha deciso che i danni sono diventati il 400%. Perfetto. Va bene. Ora forse io spero che dopo queste merde ci sia il fabbro. Cosa cazzo mi ha aggrato? Potresti anche morire, eh. Questa è la Nioata, comunque. La combo di schiaffoni è proprio la Nioata infame. Lo sbagli uno e te li prendi tutti in bocca. Che succede? Villaggio nascosto. Ok, non neanche l'ho guardato il villaggio nascosto, l'ho trovato, ma volevo trovarlo nel livello. Basta, cioè, basta. Porca puttana. Ce n'è un'altra. Che una non era abbastanza, capito? Mamma mia, quanti danni, signorina. Vai. Ma no, ma pepangulo. Sì, però dai, cioè non mi puoi mettere i nemici incastrati apposta, perché così ti aggrano tutti quanti. Mi sono distratta perché è arrivata la sirena. Vabbè, doveva arrivare il Team Ninja, un gioco pulito non lo riescono a fare, devono per forza fare le puttanate bastarde, per questo hanno queste difficoltà artificiali. Io non vedo nulla. Che arma sto combattendo? Con che arma sto combattendo? Con la spada stavo combattendo. Cambiato arma senza accorgermene. Nei livelli non si trova più? Vabbè, allora, sti cazzi. Ho perso comunque tu. Allora, facciamo, vediamo quanto cambia. Giusto per capire, perché l'obiettivo mio comunque era quello di villaggio nascosto. Meno male che si trova al villaggio, perché trovarla in giro nel livello l'ho sempre pensato fosse una cacata. Vabbè, qua niente, devi mettere qui li zappiamo per volta, degli agri. Cosa? Non me ne frega niente, non me ne frega nulla, non mi fare rivedere il filmato del villaggio ogni volta che vado al villaggio. E dov'è la fabbra? Dov'è? Punti di morale, figlio di andare a ciao a tutti.
Sì, Mighty Number, il livello è appena iniziato, lo so. Ma se questo è il primo nemico che incontri nel livello, non posso mentarlo, giusto? Cioè, la base, lo so come funziona il tutorial, quello. E infatti il gioco ti spinge a esplorare prima di andare a fare il boss affinché tu sia più efficace. Ma è letteralmente il primo nemico che incontri, cioè, quindi non è che c'è molto da fare il potenziamento prima. Mi avete detto che è qua, ma è tutto chiuso qui per adesso. Cioè, c'è poco da fare se mi metti come primo nemico quello. Poi è ovvio che lo puoi schivare. Te ne turbo fotti. Perfetto. Un po' strano questo villaggio, comunque, posso dire, eh. Dov'è la stronza? Non sarebbe il caso di metterla come immediatamente visibile? C'è anche solo per praticità. No? Siamo sicuri che c'è già la tipa, perché non c'è neanche un'icona. Che villaggio di merda, comunque. Posso dirlo? Proprio un villaggio di merda. Ma quanti morti alla settimana ci sono in questo villaggio, secondo voi? Cioè, metti che uno inciampa. Ma vabbè, tutto bloccato. Vabbè. Sì, però sei una fetente, eh. Ti posso dire che sei una fetente. Manco un'icona sulla mappa. Però un'icona sulla mappa me la potevi pure mettere, eh. Io non l'avrei mai... Incastonatura. Gioiello antico gigante che sorge applicare e cambiare effetti speciali. Numero di slot dipende dalla sua rarità. Quando si uno slot si chiamano gioielli. Frammento di gioiello per 3. Estrai. Ok. Ah, e mi servono i frammenti di gioiello. Quindi ho perso l'effetto, ma posso sucare perché non ho danni spirito, danni arma mischia. Però posso sucare. Vabbè, ho tolto l'effetto, perfetto. Estrai. Scegli slot, blocca fisso. No. E come faccio a recuperare? Ok, ok. Vabbè, allora a posto, vai. A posto. Recupera. Ok, fatto. Oh, vabbè, ne hanno messo pure questa feature. Decora. Oh! Daphne, grazie! Ah, ma guarda tu! Quindi va subito, quindi ce l'ho il glamour. C'è il glamour. Decora. Capito, bello. Allora, quindi l'incastonatura... Sostenibilità di spirito, supporto, potere, attacco, fiamma, potere, attacco, mente, spirito, insomma, recupero punti di salute. Danno cattivo, non c'è danno cattivo. Vabbè, chi se ne frega, poi vedo. Ok, quindi c'è anche questa feature simpatica.
compra, vabbè, lui le vende sempre schifezze. Potenzia, potenzia. Ma posso potenziare l'armatura. È molto importante potenziare le cose. Comunque vedete che i salti sono importanti. Cioè, passare da 86 a 102 è tanta roba, e credo che sia anche relativo al livello di rarità dell'equipaggiamento. Cioè, è proprio importante fare power up. Vabbè, le armi posso sucare perché non ho niente. Non ho l'acciaio. Va bene. Vabbè, allora. Sono comunque contenta. Un po' ci sono rimasta male perché questo nuovo. Vabbè, si fa, non è che non si fa, però. Speravo di non rivedere di nuovo il solito level design alla Team Ninja, che è proprio. Non lo sopporto. Lo odio. Però c'è chi piace, non so che dire. Alla fine si fa, cioè, i nemici sono quelli, li metti là, perri, apertura, meni, poi chiaramente potenzi l'armatura, prendi meno danni, a maggior ragione. Comunque il gioco mi sta piacendo, come ho detto, la trama non me ne può fregare di meno, però è molto bellino, infatti penso che lo continuerò, perché comunque è divertente, sono divertenti le missioni, è divertente il level design, fino ad ora, poi vedremo. I boss, è assurdo come il primo boss avesse due fasi e fosse incazzatissimo, e poi abbiamo incontrato tizi stronzi che prendevano un sacco di botte. Ma il primo boss, quanto cattivo! E l'ho battuto la prima live, l'ho battuto al primo tentativo, solo perché ce l'avevo Fradicio in testa dalla demo. Ma nella demo ci avrò provato 20 volte a buttarlo giù quello stronzo. Comunque. È che ormai l'avevo talmente Fradicio in testa dalla prima demo, nonostante mi ha dato un sacco di legnate, ma che ormai l'avevo in testa e mi ricordavo il ritmo. Mi ricordavo del braccio, mi ricordavo tutto quanto, perché altrimenti ci piantavamo là e non si usciva più. La prima live sarebbe stata tutta così. Ma per ora, a mani bassissime, il boss più difficile di tutti. Tutte le altre sfide che sono arrivate dopo erano gestibilissime. Sì, è stimolante, ma in realtà a me fa passare la voglia, perché cazzo no, la cominci, quello non è da primo boss. Quel primo boss era un buon primo boss se avesse avuto solo la prima fase. Ma è molto cattivo come primo boss. Voi considerate che questo gioco, cioè ogni gioco, potrebbe essere il primo gioco del genere che gioca qualcuno. Ed è molto difficile. Comunque, come primo boss, quello. Ho fatto un video su cosa è sui primi boss parlando di Elden Ring. Quello non è un buon primo boss. Puoi anche fare un primo boss difficile, ma quello, secondo me, è troppo cattivo. Cioè, c'è anche un equilibrio di gioco che ti richiede. Non devi metterci 30 tentativi per battere un primo boss. Ecco. Anche se è il tuo primo titolo di questo tipo. Poi per carità hai un sacco di possibilità. Però per dire, ti mettono un compagno durante il boss, ma è tipo inutile. Anche in quel caso. Cioè cavolo, piuttosto fai il contrario. Fai che mi metti un primo boss difficile, ma mi dai un NPC che ti accompagna, che è molto forte. E quindi un attimo controbilanci, visto che poi invece gli NPC del resto del gioco sono relativamente inutili, anche perché di trama quel personaggio poi sparisce e diventa pericoloso, quindi comunque mi giustifichi il fatto che è molto forte e ti dà una mano. Ok, qualcuno ha vendicato la mia morte e mi hanno dato una cura. Perfetto. Comunque, anche questa meccanica è simpatica comunque. A me il gioco sta piacendo. Non è Neo 3, è un'altra cosa. Infatti non si chiama Neo 3.
mi sta piacendo molto più di quanto pensassi. Sicuramente se lo continuerò, poi ne riparleremo, però sono contenta che vi siate divertiti. Dai, ci sono più boss più difficili? Ma sicuramente, ma non è il primo boss. È questa la differenza. E questo è il fatto. Avrebbe avuto, cioè paradossalmente, se avessero invertito i fratelli, quindi se avessero messo prima lo stregone e poi il tizio, il pignone, il signor Pigna, per me avrebbe avuto più senso, per dire, a livello di difficoltà. Continuo a pensare che è troppo difficile come primo boss, con due fasi. Quanto siamo? 4 ore di gioco, 5 ore di gioco? Ed è l'unico boss con due fasi che abbiamo incontrato. Cioè, capite che c'è una cosa strana? C'è qualcosa di strano. È l'unico boss con due fasi fino ad ora. Poi sicuramente ci saranno cose più difficili, meno male. Cioè, sennò sarebbe un problema. Non lo so. Comunque, spero che vi siate divertiti. Buona festa della donna a tutti. Dai, allora, visto che è la festa della donna, c'è Curolin in live. Dai, fatele gli auguri, mi raccomando. Sta giocando Genshin Impact. E niente, noi ci vediamo domani in live, continuiamo a seguire per questa settimana, dai, grazie di cuore e a presto, a domani.